sapere che nei primi 7 mesi dell'anno ha toccato i 70.000 miliardi, il 26% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il ministro del bilancio Pomicino non drammatizza, ce la faremo, ma Pininfarina, presidente della Confindustria, sollecita il governo ad agire con tempestività per sanare i conti in rosso dello Stato. Martedì prossimo a Palazzo Chigi, incontro tra il presidente del Consiglio ed i ministri economici e finanziari per definire le voci della manovra. Resta in piedi la trattativa sulla politica dei redditi ed il costo del lavoro. Romano Rossi, CR2. A causa della crisi del mercato dell'auto, da lunedì e per tutto il mese di ottobre, 77.000 lavoratori della Fiat saranno messi, divisi per turno, in cassa integrazione. Intanto si alimentano le voci sulle ipotesi dell'avvicendamento alla guida dell'azienda torinese tra amministratore delegato Romiti e il professor Romano Prodi. Nelle prossime 6 settimane, a partire da lunedì, dagli stabilimenti della Fiat usciranno 50.000 vetture in meno. Non sono toccati dal provvedimento di cassa integrazione soltanto i dipendenti di Pomigliano, addetti alla produzione della nuova Alfa. Questo è il commento di Luigi Angeletti, segretario nazionale del sindacato metalmeccanici. Il punto principale di contare la Fiat... Nino, sono le 7. E dai, alzati, che tra poco Carlo sarà qui. Nino. Nino! Oh dai, alzati, che tardi. Lo sai che Carlo non ti aspetta. Se se ne va, poi devi prendere l'autobus. Ecco, bravo. Alzati, amore mio, che sennò Carlo se ne va e poi fai tardi al lavoro. A me che me ne importa. Come che te ne importa? Avanti, finiscila di fare il bambino e tirati su che è tardi. Dai. Ora ti prendi il caffè e poi ti vai a fare la barba. È ancora bello caldo. Sta attento. Dovrà pure finire questa vitaccia, no? Smettila di lamentarti. Lo sapevamo che dovevamo fare dei sacrifici subito dopo sposati, no? Sì, sì. Se avessi una macchina tutta mia. Eh sì, dobbiamo comprarci una bella macchina. Ma smetti, la macchina. Sì, sì, una bella macchina nuova. Proprio una bella macchina nuova, eh? Che ne dici? Ma non dire pazzie, fammi piacere. Ci manca solo la macchina con tutti i problemi che abbiamo. Sì, oramai ho deciso. Con un'auto mia potrò fare molti più clienti. E poi la mattina non sarò costretto a svegliarmi un'ora prima. Per approfittare del passaggio di Carlo. No, no. Ho deciso, compro la macchina. Carlo Iozzi è proprio una brava persona. Lo so. Che tu mi vorresti vedere seduto dietro a una scrivania. E che sotto sotto un pensierino per Carlo Iozzi l'hai sicuramente fatto. Ma che dici? Dai, che scherzavo, lo so che tu sei un raro esempio di bellezza e di pazienza. Sei una donna eccezionale. Ah, ma questa arriva sempre puntuale, eh. Nata vuota. Vengo, vengo! Come sta arrivando? Siamo già in ritardo. E va bene, adesso scendo, calma. Dai, sbrigati, sbrigati. Ma quello non gli si rompe mai il clacson, ma è proprio una maniera. Sbrigati. Così non sento più. Eccomi. Buongiorno, Carlo. Come va? Bene, bene. Ti avevo pregato di non farmi aspettare. Ah, sì, hai ragione, ma adesso andiamo, che facciamo tardi. Dai, metti in moto. Io ho già fatto tardi, anche stavolta per colpa tua.
Nino, devi capire che nel mio lavoro la puntualità è una cosa della massima importanza. Mi dispiace. Sì, sì, ti dispiace. Facile a dirsi. Intanto anche per questo semestre della mia promozione non se ne parla. Insomma, io ti starei rovinando la reputazione. Ecco, l'hai detto, io ho una reputazione da mantenere. Anche mia madre dice. Carlo, che... non mi dire che dai ancora retta a tua madre. Ma quando ti decidi a crescere? Comunque è meglio che da domani mattina provvedi da solo a come venire al lavoro. Tanto a giorni mi arriva la macchina, così non ti darò più problemi. Ti ringrazio. Ah, sai, è una macchina comodissima. Nulla a che fare con questo rottame. Anzi, non fare complimenti, se un giorno ti dovesse servire un passaggio. A me? Solo che io vado in ufficio quando mi pare, non ho problemi di orario. Salutami la mammina. Guarda tu, presuntuoso. Buongiorno. Buongiorno. Sembra più carina. Scusi, potrei parlare con il capo, mi può ricevere? Certo. Dottor Aiello, c'è qui Santoro che vorrebbe parlarle. Vada pure. Grazie. Me la posso lasciare qui? Certo. Grazie, arrivederci. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come state? Bene, accomodatevi. Come va la vita? Non c'è male. Dottor, scusate, c'è qualcosa che non va? No, no, è che in tanti anni di lavoro, ringraziando Dio, soddisfacente, ho imparato a capire quello che le persone stanno per dirmi dal modo in cui si siedono. Voi, ad esempio, volete chiedermi qualcosa? Beh, difatti ci avete azzeccato. C'è proprio qualche cosa che vi volevo chiedere. Coraggio, allora sto rilassato. Perché non siete seduto come uno che deve chiedere soldi, o sbaglio? No, infatti è che... dottor Aiello, io non ho una mia macchina. E voi lo sapete com'è il lavoro, la sera si fa tardi. E prima di tornare a casa devo tornare qui per lasciare la macchina della ditta. E allora? C'è il problema che quando poi la mattina devo ritornare, arrivo sempre tardi perché non ho questa benedetta macchina. Volevo chiedervi il piacere di potermi portare la macchina della ditta con me a casa. Così la mattina io arrivo pure più presto, fa pure più comodo a voi, in attesa di potermi comprare una macchina mia. Ma se le cose continuano ad andare come vanno per voi, non credo che ve la farete presto. Non è che siete l'esempio vivente del venditore meraviglioso. Lo so, ma voi... mi avete dato una zona piccola, povera. Io faccio del mio meglio, ma se voi mi deste una zona ricca, io vi dimostro quanto valgo, di cosa sono capace. Beh, per ora tenetevi la macchina della ditta e datevi da fare. Vi ringrazio, dottor Aiello. Arrivederci. Arrivederci. Ah, Nino. Dite. Scusate un attimo. Controllando il fatturato di voi venditori, ho notato che questo Capece ha un'ampia zona di lavoro. Però poi ho saputo che rappresenta anche un'altra casa di calzature. E non mi sta bene. Per cui gli ho tolto il mandato. Affido a voi la sua zona. La zona di Capece? Proprio così. La zona di Capece. Io non so come ringraziarvi, ma sono certo che non vi pentirete. Sono quartieri dove circolano molti soldi. Questa è la lista dei nostri clienti. E mi raccomando, sono i migliori. La maggior parte sono vere e proprie boutique della scarpa. E la clientela è molto esigente, ma anche facoltosa. Mi raccomando. Non mi deludete. Vi ringrazio, dottore. Siete proprio una persona squisita. Arrivederci. Arrivederci. Vedrete che non vi deluderò. Speriamo. Buon lavoro. Eh sì, speriamo veramente di non aver sbagliato anche questa volta. Mi chiami l'ufficio spedizioni della fabbrica di Vercelli. Signorina, buongiorno. Buongiorno. Permetta che mi presenti. Sono Nino Santoro. Piacere. Rappresentante della ditta Iello Calzatura. Siccome voi siete tra i nostri migliori clienti, vi ho portato in anteprima il nuovo campionario. Sì, ma vede, non sono io la ditta agli acquisti.
deve salire al primo piano e chiedere dell'ufficio del dottor Chierici, che si occupa appunto degli ordinativi. Ah, capisco. La ringrazio. È per di qua. Aspetti, l'accompagno. Ah, la ringrazio. No, non si preoccupi, parlerò con mio padre e le farò pervenire l'ordine per via fax. Va bene. No, no, penso almeno un paio di giorni. Buongiorno. No, assolutamente nessun problema, si figuri. Ma sì, certo che capisco le sue esigenze, le ripeto che non c'è nessun problema. Anzi, la prossima volta che verrò in fiera la verrò a trovare personalmente. Ma certo, arrivederci. Buongiorno, io sono... Lo so, il rappresentante di Aiello e Tarantino. Sì, signorina, io volevo... Ecco, io cercavo il... dottor Chierici. Ma il dottor Chierici sono io. Cos'è, si meraviglia che sia una donna? Allora? No, no, anzi, mi fa piacere. Mi faccia vedere il campionario. Sì, certo. Ma che fa? Come? Oh, mi scusi, mi sono distratto. Ecco fatto. Vediamo. Certo. Che ne dite? Sì, ma questa scarpa si è vista e rivista, non è certo una novità. E guardi questa. Beh, non è certo il genere di scarpa che comprerei io, quindi direi di no. Questa non mi piace. Sì, in effetti non è molto bella. E questa? Ecco, questa sì. Questa è veramente una bella scarpa. Sì, penso che sarebbe una scarpa che comprerei anch'io. Mi permette di mostrarle come le sta al piede? Volentieri. Che caldo che fa. È esattamente il tipo di scarpa che le si addice, sa? Mette in evidenza le sue belle gambe. Aspetti solo un attimo che le sistemo le calze. Ecco fatto. Sì, è anche molto comoda. Penso proprio che vada bene. Le dispiace? No, no, si figuri. Anzi, è un piacere. Grazie. Per il resto non credo ci sia nulla che possa interessarmi. Ma di questo modello vorrei tutta la serie. Ah, bene, bene, benissimo. Prego, si accomodi. Grazie. E poi vede, anche il prezzo è contenuto. In effetti mi aspettavo costassero più care. È la nostra politica, quella di mantenere i prezzi bassi. Ecco, se vuole mettere una firma qui... Lo farei volentieri, ma non posso, mi dispiace. Ma come non può? No. Non si preoccupi, consideri quell'ordinativo come se fosse già firmato. Sa, devo solamente farlo controllare a mio padre. Secondo lui, io ho dei gusti che a volte sono un po' troppo bizzarri, quindi vuole controllare le mie scelte prima di ordinare. Venga domani mattina, forse troverà lui. E vabbè. Tornerò domattina. Anzi, venga venerdì verso le 17. Ci sarò io e da sola. E se fossi incinta? Sarebbe bellissimo. Ma come bellissimo? Sì, piacerebbe anche a me, ma abbiamo appena i soldi per tirare avanti noi, figuriamoci con un figlio. Vedrai che le cose prima o poi cambieranno e poi io sono ricco, a te. Se è per questo, allora anch'io credo di essere la donna più ricca del mondo. Ti amo. Anch'io. Che eleganza! Oggi è una giornata importantissima per me. Devo essere al meglio. Devo andare. Ciao, amore. Ciao. Fatto tardi. Che tipo?
Buongiorno, signorina. Buongiorno. Il dottor Chiari ci la sta aspettando, signor Santoro. È in ufficio? Sì. Grazie. Prego. Signor Santoro, è tutto a posto. Mio padre ha firmato l'ordine. Davvero? La ringrazio molto. E di che cosa? Si sieda. Sa, io ho un certo fiuto per quel che riguarda gli uomini. Lei non è come tutti gli altri rappresentanti. Si vede che ci sa fare. Vede, noi abbiamo diversi negozi in questo quartiere. Ma perché? Non sono clienti di Aiello? Non lo sono ancora. Cioè, lei crede che... Noi vorremmo inserire tra i nostri articoli una linea più sportiva, più giovanile, e questa potrebbe essere di Aiello e Tarantino. Beh, sì, sarebbe una cosa meravigliosa. Ovviamente questa è solo una mia idea, dovrò sottoporla a mio padre. Lo farà? Può contarci. Sarebbe un'ottima cosa per me e per lei, non crede? Io penso proprio che sia un'ottima idea. Già, un'idea che andrebbe festeggiata. Non crede che meriti un invito a cena? Sì, certo, ma io non mi sarei mai permesso. Questo non me lo sarei mai aspettato, un rappresentante dinamico e pieno di iniziative come lei. Mi venga a prendere qui alle 8. Chi, io? Sì, lei. Va bene, alle 8. Però, vede, c'è un piccolo problema, la mia macchina è rotta e quindi... Ma non è assolutamente un problema, prenderemo la mia. Alle 8, allora. Arrivederci. Arrivederci. Alle 8. Pronto? Pronto, Anna? Lino! Ma che è successo? No, non è successo niente. E il tuo appuntamento di oggi com'è andato? Benissimo, ma non è per questo che ti chiamo. È per dirti che non venga a cena questa sera. Come sarebbe a dire che non torni a cena? È che ho una riunione di lavoro e credo che faremo tardi. E che ora farai? Ma cosa vuoi che ti dica? Non lo so. Aiello ha convocato i rappresentanti di tutte le zone. Ma che vuoi che ti dica? Io ne so quanto te. Nino, non fare tardi. Comunque io ti aspetto sveglio. No, non mi aspettare, non so che ora farò. Ma come vuoi tu, va bene. Ciao, ti amo. Sì, ti amo anch'io. E dammi un bacio. Ciao, buonanotte, ciao. Ciao. Ma lei è timida? No. Non ha ancora detto una parola? Sì, hai ragione. È che... sono un po' confuso, ecco tutto. Non mi ha ancora fatto un complimento. Il fatto è che non saprei da dove iniziare. Il vino in certe circostanze fa miracoli. Beviamo. Lei è sposato? Chi? Io? No, non sono sposato. Vuole dire completamente libero? Liberissimo. Sa, Barbara, lei è la persona più bella che io abbia mai conosciuto. E lei, Nino, è l'uomo più bugiardo che abbia mai conosciuto. Faremo grandi cose insieme, ne sono sicura. Io e te. Siamo arrivati. Vieni. Ecco, io vivo qui. Sola? Preferisco abitare sola per essere più indipendente. Prego, accomodati. Sai, con mio padre non vado molto d'accordo. Ha la sua età, le sue idee. È molto carino qui, sai. Provi? I miei trovano da ridire sul fatto che io viva da sola. Dicono che non sta bene, che chissà cosa combino. Ma a me non me ne importa niente.
Io voglio fare quello che mi pare con chi mi pare. Riserva. Avanti, non mi mollare proprio adesso, riparti, riparti! Mannaggia! Di mattina, dove sei stato fino a quest'ora? Mi si è fermata la macchina, è finita la benzina. E com'è andata la riunione? Non me ne parlare. È stata una serata terribile. Quelli parlano solo di affari, ma soldi non se ne vedono mai. Povero caro. Comunque qualcosa avrei concluso. Ma che devo concludere? Che devo concludere? Quelli parlano solo di scarpe e di campionari. Nino, ma che ti prende? Sei strano, che hai? La prossima volta ti porto anche a te. Così te ne rendi conto da vicino. Adesso ti faccio un bel massaggio e ti rilassi. No, non ne ho voglia. Sono così stanco. Chi se piglia sti pensieri, chi maltratta sto piacere, chi per forza ci va malassa. Chi già sta, chi già sta, pare da tutto dentro la sta. Come mai così presto? Ti ho chiesto come mai sei arrivato prima. Perché ho finito prima, no? Uffa, vengo presto e vengo presto, vengo tardi e vengo tardi. Ma si può sapere cosa vuoi tu da me? Nina, è già qualche giorno che sei strano. C'è qualcosa che non va, eh? Ma cosa dici? Io mi alzo alla mattina alle 6:30 per andare a trovare lavoro, a cercare qualche ordine. Vengo qua. E tu mi dici pure che sono strano. E non alzare la voce con me, sai. Sì, è da qualche giorno che sei strano. E poi tutte le sere torni a casa tardi. Non ne posso più, hai capito?
E vuoi anche avere ragione, eh? Dimmi la verità, c'è un'altra donna, io lo so. Dimmi la verità, c'è un'altra donna. E non piangere, non piangere, maledizione. Io mi sono scocciato di questa vita e non ti sopporto più. No! Mi sono scocciato delle tue gelosie. Me ne vado a dormire. Buonanotte. No! C'è forse qualcosa che ti turba. Ti vedo preoccupato. È per via di Anna, mia moglie. È diventata sospettosa. Non fa altro che farmi domande. E poi non possiamo continuare a nascondere la nostra relazione in eterno. Nino, lascia perdere tua moglie adesso e ascoltami attentamente. Oggi ho avuto una violenta discussione con mio padre. Ha deciso di prendere le vostre scarpe, ma ha bocciato tutte le altre mie proposte. Non ne posso più. Sono stufa di andare avanti così, di non avere mai voce in capitolo. Non voglio assolutamente marcire per tutta la vita in un negozio di calzature. Io non ti riesco a capire. Ma non ti rendi conto che finché rimarrò chiusa là dentro non riuscirò a fare niente? Niente! Io voglio di più, molto di più. Che intendi fare? Sentiamo. Andarmene. E dove? Sai, una mia zia a Roma mi ha lasciato una casa e un capannone che ora è abbandonato e voglio impiantare lì una nuova attività partendo da zero. I miei amici di Roma mi hanno consigliato di non farmi scappare questa opportunità. Non ci resta che partire. E i soldi? Per impiantare un'attività ci vogliono tanti soldi. Ma tu lo sai che io non li ho. Neanch'io ne ho tanti per avviare un'attività commerciale. E allora che dobbiamo fare? Pensavo che se tu fossi mio complice. Ho un piano, sai. Un piano? Che vuoi dire? Io ho la possibilità di firmare tutti gli ordinativi della ditta. Falsificando la firma di mio padre. Tu non dovrai far altro che inoltrare gli ordinativi al calzaturificio Aiello, che ovviamente ci spedirà tutta la merce dove vogliamo e quando vogliamo. E siccome noi chierici paghiamo sempre in ritardo, quando se ne accorgeranno sarà troppo tardi. Ma questa è una truffa. Nino, tu non ti preoccupare. In fondo firmo io. Se le cose andassero male, potrei dire che non sapevi niente. Ma se invece andasse bene, ci sistemeremmo. Riflettici, Nino. Certe occasioni capitano una volta sola nella vita. E poi che futuro avresti con tua moglie? Allora partiamo. Dottore. Allora è sicuro, sono incinta. Certo, signora. Il test di gravidanza a cui l'ho sottoposta conferma la mia diagnosi. Lei è sicuramente incinta. Comunque, segua attentamente la terapia che le prescrivo e vedrà che avrà una gestazione senza nessun problema. Non si preoccupi, dottore. Sono così felice che quasi svengo dalla gioia. No, non mi svenga proprio adesso perché ho l'ospedale pieno. Mi raccomando, la terapia è molto importante. Torni tra un mese per una visita di controllo. Grazie, dottore. Grazie della bella notizia. Stasera, quando lo dirò a mio marito, salterà dalla gioia. Già lo immagino, dottore. Gli preparerò una cena al lume di candela. Eh sì, sarà una bella sorpresa. Beh, dottore, io la ringrazio. Sì, figuri. Ci vediamo tra un mese. Arrivederla allora. Presto. Arrivederla. Arrivederla. Potrò cambiare, dammi il tempo,
ma non dirlo che non m'ami più. Ogni parola cado fa capire, tutto posso perdere, tu sei indispensabile, per me è difficile immaginare sta vita senza te. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei, signor. Si accomodi, prego. Grazie. Dunque, signora, come le ho accennato per telefono, vorrei avere notizie di suo marito. Sono settimane che non vedo mio marito. Io non capisco, dottor Aiello. È scomparso così, all'improvviso, senza dirmi niente. Ma che cos'è successo? Suo marito, signora, si è reso responsabile di una truffa. Insieme alla figlia di Chierici, quello dei negozi, nei confronti miei e del padre di lei. Io non avrei mai immaginato. Hanno fatto un grosso ordinativo di merci, poi se le sono vendute e sono scappati insieme, facendo perdere le tracce. No, non ci posso credere. Nino non sarebbe capace di fare una cosa del genere. Le assicuro, invece, che è stata una cosa davvero ben congegnata, da veri professionisti. Mi ha abbandonato proprio nel momento in cui ho saputo di aspettare un bambino. Proprio adesso che avrei bisogno di lui. Mi dispiace. Ma cerchi di mettersi nei miei panni, signora. Io devo difendere i miei interessi. Sono in grande difficoltà finanziarie per colpa di suo marito. Purtroppo, quindi, anche se a malincuore, glielo assicuro, ho dovuto sporgere denuncia contro di lui. La capisco. Comunque, se dovesse sentirlo, gli dica da parte mia solamente una cosa. Che abbiamo veramente bisogno di lui. Una bella 5.000 lire abbondante. Scusate, è vostra questa macchina? Sì, perché? E dove andate? E a voi che vi interessa? No, perché è targata Napoli. Targata Napoli perché sono di Napoli, scusate. Andate a Napoli? Vado a Napoli, ma perché, scusate, c'è qualche problema? No, assolutamente. C'è nessun tipo di problema. È soltanto che volevo un passaggio per Napoli. Un passaggio? Se volete un passaggio io ve lo do, solo che la mia macchina non è nuova di fabbrica. Il comfort è un opzionale che manca. Questo non ha importanza. Beh, c'è qualcosa che non va? No. Se non vi schifate tutta la schifezza che c'è dentro, possiamo andare. Non vi preoccupate. E allora muoviamoci che si è fatto tardi. Bello. Mi fa un effetto strano tornare a Napoli. Diciamo che stavo avendo il camion addosso. Diciamo che deve essere da molto tempo che state lontano, sì? Eh sì. Da 7 anni. Accidenti, allora capisco. Non vedete l'ora di riabbracciare forte forte i vostri parenti, no? Io non ho parenti. Ah, ho capito, avete una famiglia a Roma.
Molti amici miei hanno fatto famiglia a Roma. Veramente, a dire la verità, erano accasati prima di partire. Però sapete com'è, la carne è debole, il periodo è lungo, la lontananza. E poi sapete, siamo sotto al cielo, eh? Nessuno può giudicare. Voi siete sposato? Non più. Ah, ho capito, è morta. Veramente sono morti io per lei. Ah, per Bacco, l'avete fatta bella grossa questa volta, eh? Ma la sto pagando. Vedete, io facevo il rappresentante di Scarpa. Avevamo pochi soldi, ma eravamo felici. Ma io non ho mai capito questa felicità. Avevo altre idee. Così lasciai mia moglie e me ne andai a Roma assieme ad un'altra ragazza, pensando di avere finalmente trovato la felicità. E per lei ho fatto di tutto. Ho fatto delle truffe, assegno a vuoto. E mi sono fatto 4 anni di carcere. E tutto questo perché pensavo che lei mi amasse. Credevo che con quella donna sarei diventato ricco, anche per fare stare meglio la mia famiglia. E invece mi accorsi che ero solo un pupazzo nelle sue mani. Mi ha fregato, capite? Mi ha incastrato. E sono stato 4 anni in carcere. 4 lunghi anni, durante i quali non si è mai fatta viva con me. Poi un giorno, il giorno in cui uscii dal carcere, andai da lei, da Barbara, e... Barbara? Barbara? Barbara! Barbara! Così ho deciso di tornare a Napoli. Ma non hai provato a riconciliarti con tua moglie, a parlarci? Certo che ho provato, è solo che non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. Sembra scomparsa. E ora che intendi fare? Cercherò un alloggio, ma soprattutto un lavoro. Abbiamo parlato così tanto che non ci siamo nemmeno presentati. Mi chiamo Nino Santoro. Piacere, io ho talmente penetrato da questo discorso molto interessante che mi sono dimenticato, ma penso che mi hai riconosciuto, no? No, veramente no. Sono Gino Ramaglia. Mi dispiace. Accidenti a te. Mi ha preso il cuore, voglio sulla? Voglio sulla? Voglio sulla? Ma guarda che... Voglio sulla a te. Vabbè, ma forse ti sarà sfuggito, diciamo, questo mio grande successo canoro. Io faccio il cantante. Ah, fai il cantante? Beh, io manco da Napoli da così tanto tempo che... Veramente, io sono anche un po' internazionale. Beh, comunque, insomma, visto che negli ultimi tempi questa mia carriera artistica non sta dando molti risultati, diciamo che mi sono buttato un po' nella lotteria, capisci? Ah, scommetto. Scommetto un po' dappertutto. E come va? Veramente male, ma veramente male. Ah, mi dispiace. Ma non va niente, andrà meglio la prossima volta. Comunque, ti volevo dire, visto che anche a te le cose non pare stiano andando molto bene, diciamo che io ho una casa molto modesta, ma mi posso permettere di ospitarti almeno per i primi tempi. Ti ringrazio, ma io non ti voglio importunare. No, che importunare, per carità, a me fa piacere, vivo solo, mi fa piacere stare con un'altra persona. Siamo insieme, e poi tu sei un ragazzo simpatico, e poi sei una persona per bene. No, no, mi farebbe molto piacere se tu venissi a casa mia, veramente. Dividiamo le spese. sei bello. Salve ragazzi, sono sbigottino di essere qui con voi. Voglio fare un ringrazio particolare ai microfoni, un ringrazio particolare alle luci, un ringrazio particolare a tutti coloro. Bene, prima di farvi decantare questa mia ultima canzone, di cui il titolo si intitola Accidenti a te, voglio spallottarvi un po' di me, della mia storia, per farvi capire giusto di che materiale andate a trattare. Bene, io da che cosa provengo? Prima di passare a questa musica, diciamo così, buonasera, leggera. Salve. Cosa posso servire? Che cosa ci consiglia questa sera? Va bene, ma questo... Beh, un analcolico, uno spumantino. Ho fatto anche la... Ma Ramaglia, cosa ci consiglia Ramaglia? Ramaglia? Classica, ma, diciamo, ah, sì, abbiamo un bel bluetto. Un bluetto. E quante parti alcoliche ha questo bluetto? 4 a 2. Vada per bluetto.
Bene, bluetto per lei. Lei, signora? Non mi fido di questi intrugli fatti di coloranti. Vorrei per cortesia un Alexander. Bene, un bluetto al signore e un Alexander alla signora. È veramente bravo. Bravo, sì, bravissimo, sì. Non c'è problema. Qualsiasi cosa a disposizione. Oh, ed ora, accidenti a te. Mi sa godere sulla spiaggia, come era bello tutta bagnata. E andava a me mille fantasia, se dopo bella c'è una follia. Accidenti a te, accidenti a te, accidenti a te. Mi arri sicuro voglio sulla te. Ecco signori. Grazie. Al signore un bluetto, alla signora un Alexander. Venga pure il resto. Grazie signore. Accidenti, quanto costa questo bluetto? Ma che cosa c'è dentro? La discoteca sei la regina, rago mi diva sei la più bellina. Mannaggia morte mi fai spattare in terra, tu che di coscia fuori tu sia guerra. Accidenti a te, accidenti a te, accidenti a te. Mi avessi un buono voglio sulla te. Sopregando, è su questo che dobbiamo giocare. Ma che dici? Partiti! Prima posizione, Red Star, il favorito di questa corsa, seguito a sole due lunghezze da un sorprendente Bluetto. Il numero 3 guadagna terreno, seguito a sua volta da York. Ma è Bluetto che allunga tutto dopo la curva. Si porta addirittura, supera Red Star e vince! No! E così quello era un blocco, Andiamo in cena. Aspetta, Nino, senti. Allora, quanto abbiamo perso? Ma che perso? Non è arrivato primo, ma ci siamo piazzati. E io come primo l'ho giocato. Senti, Nino, adesso tu calmati le acque che la prossima volta... Ma la prossima volta tu non sai giocare nemmeno a nascondino. Veramente a nascondino gioco abbastanza bene. Ecco fatto, vedi? E anche questa è fatta, è andata. Ah, è fatta? Questi sono i soldi delle scommesse. Paga il nostro debito e basta. È l'ultima volta, non voglio saperne più niente. Ma siamo stati sfortunati, Nino. Sì, però per colpa tua adesso mi devo trovare un nuovo lavoro. Nino, guarda che io ho capito, ma non è colpa mia. Io però di scommesse non ne voglio sentire parlare più. Hai capito mai più? Vabbè, Nino, adesso calmati le acque. Ma qua calmati le acque, ti devi calmare tu, perché le acque ce l'hai qua tu. Ma perché non ti riposi, te ne stai tanto bella a casa, tranquilla, paciosa, beata. Ci penso a tutto io. Tutto io. Va bene, va basta bene. Basta che stai tranquillo. È meglio così per me, così le scommesse me le faccio direttamente a domicilio. Ma allora è proprio un vizio. Ma con la portiera, il signor Achille, la signora di sotto, la signora di sopra, Nino. Signore, buongiorno. Buongiorno. Che le posso servire? Un caffè, grazie. Lo vuole nero oppure con un poco di latte? Con un po' di latte, grazie. Va bene. Lei. Grazie. E versi il latte. Grazie tanto. Non mi sono fatto niente, niente. Sto bene, grazie a voi. Accidenti, siete stato proprio coraggioso a non lasciare la borsa. Siete proprio un uomo di fede. Ma che coraggioso, incosciente volete dire. E quel che è peggio è che ho coinvolto anche voi per una borsa da poche lire. E non so come sarebbe andata a finire se non aveste avuto la pistola. Pistola? Ma che dite? Questa è una bottiglia. Cosa? Sì, una bottiglia. Ah, sì? Gli ho puntato questa alle spalle e lui ha creduto che fosse una pistola. Quelli erano due sbandati. Sì, ma erano disposti a tutto. Se non foste intervenuto voi, io non so se voi mi avete salvato la vita. Ma quale vita? Fatemi piacere.
La vostra modestia, caro signore, è seconda solamente al vostro coraggio. Magari non esistessero certi delinquenti. Quelli erano dei pazzi, due derelitti disposti a tutto per la disperazione. La vostra comprensione è ammirevole, ma se non ci foste stato voi... Sentite, lasciamo perdere, anzi, vi posso offrire qualche cosa, che so, un bicchierino di brandy che vi tira un poco su? Ah, no, vi ringrazio, ditemi piuttosto come posso sdebitare. Ma no, ci mancherebbe, non vi preoccupate. Allora vuol dire che troverò io il modo di ringraziarvi, il vostro altruismo deve essere premiato. Ma no, così mi mettete in imbarazzo, vi prego. Ecco il mio biglietto da visita, mi farebbe tanto piacere se voi veniste a trovarmi a casa mia. E voi siete... Sì, sono l'amministratore della flotta Tirrena. Promettetemi di venire. Sono sicuro che troverò il modo di ricompensarvi. D'accordo? Ma con piacere. Va bene. Vi aspetto a casa mia domani alle 12. Grazie ancora. Va bene. Grazie. Hai capito chi è? E chi l'avrebbe immaginato? Cantieri marittimi partenopei, dottor ingegnere Aristide Iannotti. Cioè, fammi capire, ma questo è quello vero o è quello finto? Ma quale finto? Il dottor ingegnere Aristide Iannotti non sa come ringraziarti. Beh. Nino, io veramente sono sbigottino. Uno degli uomini più ricchi di Napoli non sa come ringraziarti? Guarda, Nino, io ti voglio dire una cosa sola. Mi sa che questa volta la fortuna ci ha baciati veramente nella bocca. Calmati, calmati. Non hai capito niente. Sai che ti dico? Quello mi inviterà a pranzo. E appena saprà che non tengo 7-8 figli a cui dare da mangiare... E non è che mi muoio proprio di fame. Piglia una cosa di soldi. Grazie, grazie. Una mano avanti e l'altra dietro. No, guarda, Nino. Guarda, allora noi che parliamo e non ci capiamo. Il tuo dottor Aristide Iannotti, tu non lo conosci. Quello è un gentiluomo di nome e di fatto. Guarda, è un vero signore. Tu devi solo chiedere e quello ti darà. Vabbè. Adesso andiamocene a dormire. Ne riparliamo domani di questo ingegner Iannotti. Speriamo. Però io a Babbo Natale non ci credo. E faresti bene a non crederci neanche tu, dammi retta. Vabbè, come vuoi tu, dottor ingegnere Aristide Iannotti. Ma vabbè. Buonanotte. 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 Dai, spegniamo la luce, dai, dormiamo. Buonanotte, sì, spegni, spegni. Buonanotte. Spengo. Spegni, spegni. Sì, un attimo, adesso spegni. Spegni, spegni. Spegni, spegni. Ma come si fa? Qua ci vogliono le istruzioni per spegnere questa luce. Quali istruzioni, Nino? Quale istruzioni? Una lampada normale. Una lampadina qua, tranquilla. Ah! Non mettere le mani sopra che normale, ti scotti, no? Avanti, lascia. Aspetta. Non è che mi scotti, pronto? Eh? Uno, due, tre, vai. Buongiorno, sono Nino Santoro, tengo un appuntamento con l'ingegnere Iannotti. Prego, si accomodi. Grazie. L'ingegnere la sta aspettando. Da questa parte, prego. Si accomodi pure, l'ingegnere la raggiungerà subito. Grazie. Signor Santoro. Buongiorno, ingegnere. Sono proprio contento di vederla qui. Prego, accomodi. Grazie. Ho riflettuto molto su quello che ieri lei ha fatto per me. È stato molto coraggioso e le vorrei fare una proposta. Io viaggio molto per lavoro e domani devo partire. E come ha potuto vedere, questa villa è un po' fuori mano. E ho una servitù di sole donne. Poi ci sono mia moglie e mia figlia. Se ci fosse un uomo, starei molto più tranquillo.
Le offro un posto da custode. Ah, e 2,5 milioni al mese, oltre vitto e alloggio, naturalmente. È la più bella proposta che mi sia mai stata fatta. Ingegnere, mi scusi. Amalia, avanti, venga pure. Lasci sul tavolo. Grazie. Come le dicevo, sarei molto più tranquillo se sulla mia casa e la mia famiglia vigilasse un uomo coraggioso come lei ha dimostrato di essere. Lei ha famiglia? No, non ho famiglia. Comunque, nel caso volesse mettere su casa, abbiamo la dépendance tutta per lei. A giorni mia moglie torna da un viaggio, da una cura termale. Mi farebbe tanto piacere se fosse qua anche lei con noi. Allora, accetta? E come potrei non accettare? Posso chiederle un favore? Dica. Vorrei portare con me un amico. Gli sono molto affezionato, è l'unico che mi abbia dato una mano. Anche lui ha bisogno di lavorare e vorrei dividere con lui il lavoro che mi ha offerto. Se lei permette. Lei è una gran brava persona. Faccia come crede. Il suo amico sarà certamente una brava persona come lei. Oh, gliel'assicuro. Sono certo che mia moglie sarà felice di conoscerla. Anch'io. E adesso brindiamo. Alla sua. Ecco qua. Siamo arrivati finalmente. Molto spingiosa. Bella casa. Bella casa. Hai bussato? Hai bussato? Ah, buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno. L'ingegnere sta aspettando. Accomodatevi pure in casa. Bene. No, lasci. Lei vada pure dall'ingegnere. Io accompagno il suo amico nella dépendance. È gentile. Ci vediamo dopo. Vai, vai, fai pure con comodo. Tanto mi accompagna lei. Sì, sì. Da questa parte. Vengo. Questo è il chiostro. Diciamo, questo è il parco della villa, diciamo. Ma parco... no. Pensavo che era... Prego. No, per carità, accomodavati lei. Va bene. Venga. Posso? Posso? Venga, venga. Grazie. Nino. Ingegnere. Prego, si sieda. Grazie. Gradisce qualcosa di fresco? Oh, no, no, la ringrazio. Le piace la dépendance? Ma veramente non l'ho vista ancora. Mi tolgo una curiosità. Lei non si è ancora sposato a causa della sua situazione economica, immagino. No, a dire la verità, non è proprio così. Alcuni anni fa io facevo il rappresentante di scarpe. Sì, non è che navigassi nell'oro, ma ero solo all'inizio. E probabilmente avrei... Papà! Papà! È Antonella, la mia bambina. Venga che gliela presento. Amore, è il signore di Buongiorno. Cui ti ho parlato. Ciao, io mi chiamo Nino. Tu sei l'uomo che ha salvato papà. Ti ammiro, sai. Papà mi ha detto che sei stato molto coraggioso. So che verrai a lavorare qui da noi. E ne sono molto contenta, sai. Beh, ora vado. Papà, vado a giocare con Carletto. Ci vediamo più tardi. Va bene, cara. Ciao, papà. Vai. Ciao. Ciao, Nino. Ciao. Venga, venga che l'accompagno alla dépendance. Sì, grazie. Gino! Gino! Accidenti a te, accidenti a te. Questo è il suo amico, Gino, l'ingegnere. Mi ha preso il cuore. L'ingegnere. Molto piacere. Piacere mio. La maglia. Carattere allegro, abbastanza, eh? Abbastanzamente. È così di carattere. Vi volete accomodarvi? Grazie. Prego. Grazie. Prego, prego, prego. Va, prego. Accidenti a te. Prego, accomodatevi pure. Ecco. Ah. Anche voi giocate a scacchi? Sì, ci arrangiamo qualche botta. E ditemi, vi intendete di giardinaggio? Vabbè, dipende veramente dai punti della vista. Io veramente mi occupo di arte, faccio il cantante. Gino Ramaglia mi avrà visto qualche volta in televisione, no? Immagino. Mai, ma no. Probabilmente è perché sono occupato dal lavoro e raramente, molto raramente guardo la televisione. Forse lei si ricorda quella canzone di successo, Accidenti a te? Mi ha preso il cuore, voglio sulla? Voglio sulla? No, guardi, mi dispiace, ma proprio non... Gina, lascia stare. Però è davvero simpatico questo suo amico. Si è distratto, evidentemente. Allora, la dépendance è di vostro gradimento? C'è qualcos'altro che veramente posso fare? Veramente molto un bellino, due letti. Sono sbigottino, grazie. Allora, a presto. È stato un piacere, a presto, grazie. Nino, arrivederci. Arrivederci. Ah, Nino, mi dispiacerebbe domani accompagnare mia figlia alle giostre? Sarà un piacere. È una cosa che fa il mio autista, ma è impegnato con me tutto il giorno domani. L'affido a lei, eh? Va bene.
A presto, arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Di nuovo, arrivederci. Ma non ti sembra che stanno suonando... Un pianoforte? Pianoforte. Sì, aspetta qui, vado a vedere. È questa la nota. Ma tu sai suonare? Sì, una volta suonavo. Perché adesso non suoni più? No, adesso non più. E dai, per piacere, suonami qualcosa. Devo tornare a fare le pulizie. Le pulizie le puoi fare più tardi, ti prego. E va bene. Grazie, Andrea. È libero per oggi. Bene, sì. Buongiorno. Buongiorno. Nino, Nina, è arrivata la signora, vai a prendere i bagagli. È arrivata la mamma. Mamma! Mamma, finalmente! Antonella! Mamma! Antonella! Ciao, mamma! Ciao, piccola mia. La mamma ti ha comprato un bel vestito. Vedrai che ti piacerà moltissimo. Grazie. Ma chi stava suonando il pianoforte? Il nuovo custode, si chiama Nino. Vieni, cara, andiamo. Andiamo a salutare papà. Eccolo, è lui, Nino. Bentornata, Anna. Aristide. Come stai? Hai fatto buon viaggio? Sì, grazie. Ti presento il signor Nino Santoro. L'ho assunto come custode per proteggere te e Antonella. A guardarlo bene, non sembra che possa proteggerci. Non so perché, ma hai la strana abitudine di scegliere il personale di servizio dall'aspetto poco rassicurante. Ma che cosa dici, Anna? Il signor Nino mi ha salvato la vita durante un'aggressione a mano armata. Io non capisco.
Invece di ringraziarlo per essere accorso in mio aiuto, lo insulti come se fosse stato lui ad aggredirmi. Hai ragione, Aristide, scusami. Dunque, lei è il signor Nino. Ma in effetti, a guardarla bene, non è così poco rassicurante come mi era sembrato. Devo essere stata tratta in inganno dal suo abbigliamento. Beh, certo, non tutti hanno la possibilità di acquistare il proprio guardaroba nei più importanti atelier della città. Ti pregherei di risparmiare il tuo sarcasmo. Oggi hai assunto un atteggiamento che non mi sarei mai aspettato. Nella vita non tutti hanno la possibilità di vivere negli agi come te. Ah, beh, certo, cosa vuoi? La vita è un'insegnante meravigliosa. Che cosa intendi dire? Niente, caro. Mi dispiace, ingegnere, ma credo sia ora che io me ne vada. Andarsene? Ma nemmeno per sogno, che cosa sta dicendo? Fino a un momento fa era così entusiasta del suo lavoro, della sua nuova casa. Ecco, vede, forse sono stato un po' troppo avventato ad accettare questo lavoro. Ha ragione la signora, non ne sono all'altezza. È meglio che lei cerchi una persona più qualificata di me. Non capisco cosa l'abbia fatto cambiare idea. Forse sì. Cara, scusa, ci lasci soli un momento, per favore. Come vuoi, caro, ma se è per me e Antonella che sei in pensiero, non devi assolutamente preoccuparti. Sappiamo difenderci da sole. In fondo, lo abbiamo sempre fatto. So che cosa le ha fatto cambiare idea e mi dispiace molto. L'atteggiamento di mia moglie. No, non è questo. Non si è comportata molto bene, lo so, ma è la prima volta che succede, signor Nino. Ora capisco. Avete capito? Vede, Nino ha lo stesso nome di una persona che tanto tempo fa ha fatto molto male a mia moglie. Probabilmente è stato proprio questo a far sì che si comportasse in modo tanto sgarbato. Lei sa come sono fatte le donne. Permettetemi di dirvi che non è a causa di vostra moglie, se ci ho ripensato. E allora perché? Mi dispiace, ma non posso proprio. E al vostro amico, non ci pensate? Ciao, Nino! Ciao! Di chi sono questi scacchi? Sono i miei. Sono veramente belli. Ti piacciono? Li ho comprati a Roma. E con chi giochi a scacchi? A volte con Gina e a volte da solo. E come fai a giocare da solo? Così, mi metto e gioco. Anche a me piace giocare a scacchi, sai? Vuoi fare una partita? Ma certo, vieni, giochiamo. A me non piacerebbe giocare da sola. Figurati a me. Lo sapevo. Antonella! La mamma, purtroppo devo andare. Entra in casa, su. Tu vai. Mamma, perché? Sono due giorni che mi tieni chiusa in casa. Non rivolgerti a me in questo tono, sai? Entra subito in casa. E tu non vieni? No, io ho delle istruzioni urgenti da dare al signor Nino. Credevo avresti avuto più buon gusto e te ne saresti andato. E infatti è quello che volevo fare. Ma non ho potuto. Se tu mi cacci via, per me sarà come una liberazione. Lo sarebbe anche per me, ma non lo posso fare. Lui e Antonella si insospettirebbero e questa è l'ultima cosa che voglio che accada. Nino Santoro per me è morto la mattina che mi sono ritrovata sola ad aspettarlo. Purtroppo il destino ha fatto in modo che io dovessi rincontrarti. Ma ti giuro, Nino, dico ti giuro su quello che ho di più caro al mondo, che nessuno verrà comunque a sapere chi tu sia veramente. Questo segreto morirà con me. Anna, perdonami. Perdonarti? 7 anni fa te ne sei andato lasciandomi in mezzo a una strada. E 2 sono state le cose che mi hanno impedito di farla finita e mi hanno dato la forza di andare avanti. La prima è stato il desiderio di rincontrarti e vederti strisciare ai miei piedi. Un odio che per anni e anni è stato la mia forza. Un odio più forte del desiderio di saperti morto. Purtroppo ti ho rincontrato qui dove non posso calpestarti come vorrei. E vuoi sapere qual è la seconda? Farti vivere con il rimorso di avere abbandonato una figlia. Sì, hai una figlia. Antonella. Lo sai? Quella bambina con la quale giochi è tua figlia. Ma lei non deve saperlo. Anche perché io lo smentirei categoricamente. Lo sai che cosa dovrà essere per te? Dovrà essere un eterno tormento. Sapere di avere una figlia e di non poterlo dire a nessuno. Quindi ti avverto, Nino.
sta lontano da Antonella e ricordati sempre che non è tua figlia, ma è figlia dei tuoi padroni. E non appena possibile farò in modo che Aristide ti licenzi, ma per il momento sta lontano da Antonella e cerca di non farti vedere neanche da me, la tua faccia mi nausea. Antonella è mia figlia. Non ne ho vera che fornuto tu stai qua l'indarraccia che non sa più ne giornate quando tu bagna quando freddo un po' facci la libertà tutte l'ora è sempre ora un po' di più quando è notte stai sedato pure tu questa guerra mente e cuore quanto tempo durerà, io l'ho persa e forse tu l'hai vinta già. Se stanotte mi mette paura, chiudo luce e mi mette a aspettare, e mi addormo su nanna da stai qua. Hai ragione da son conoscere, ma con l'ate che tengo a vedere, tu sei sempre tu. E nessuno è meglio di te lo giuro su chi sai che cambierei con il tuo perdono io ce la farei io non so più cancellarti nei miei occhi ci sei tu e nei miei domani ancora e sempre tu. Se stanotte mi metto paura, chiudo luce e mi metto a aspettare, e mi addormo su nanna da stai qua. Hai ragione che sono scemo, ma con l'altro che te avrei, tu sei sempre tu, e nessuno è meglio di te. E nessuno è meglio te. Ciao Nino. Sono venuta per riprendere la nostra partita a scacchi. Però credo che a tua madre non farebbe piacere sapere che sei venuta a giocare a scacchi con me. La mamma non lo saprà se tu manterrai il segreto. Uffa, lo so, dovrei rientrare a casa. Altrimenti la mamma si arrabbia se mi trova qui. È un po' di giorni che è nervosa. È strano perché di solito è così gentile. Sai, Nino, non è mai successo prima d'ora che mi sgridasse. E con tuo padre? Come ti trovi con tuo padre? Bene. Il mio patrigno è un uomo eccezionale. Mi vuole tanto bene. Proprio come se io fossi la sua vera figlia. Perché, non lo sei? No, Aristide non è il mio vero papà. E chi è il tuo vero papà? Il mio vero papà se ne andò con un'altra donna prima che io nascessi. E così la mamma, essendo rimasta sola, dovette trovarsi un lavoro. Ha fatto la cuoca, poi la cameriera, la stiratrice. In casa dell'ingegnere ci è venuta come infermiera. La nonna, cioè la mamma di Aristide, era molto malata.
Lei l'ha curata con molta pazienza. La mamma è molto paziente. Poi mi ha portata qui e non siamo più andate via. E adesso lo odi? Chi? Il tuo vero papà. Odiarlo? No, e come potrei, se non lo conosco nemmeno? Ma non ti basta quello che ti ha fatto? Quello che ha fatto è stato terribile, soprattutto per la mamma. Ha sofferto tanto, sai? No, non lo posso odiare. Così come non posso volergli bene perché è una persona che non conosco. Però ho una gran voglia di sapere dove sta e magari di incontrarlo. Davvero? Certo. Tu non immagini nemmeno quello che darei per conoscerlo. Sento che lui è una parte di me, una parte che non conosco. Sarà una parte meno nobile, meno accettabile, ma come posso dire? È una cosa mia, una cosa che non mi sognerei di rinnegare mai. Allora che ne dice, signora di Parigi? L'è piaciuta? Sì, sempre. C'era anche l'avvocato. Ah, sì, moltissimo, e ci tornerò, non c'ero mai stata. Grazie. È un'idea interessante, è nata qualche mese fa. Grazie. E il progetto è suo, vero? Ma no, no, signora, cosa dice? È dell'ingegnere, suo marito. Questo non me lo avevi detto, Aristide. Non credevo che la cosa potesse interessarti tanto, cara, mi dispiace. A quale donna non farebbe piacere essere la moglie di un uomo tanto importante? Questo progetto le darà ancora più prestigio. È vero. Lei mi lusinga, signora, ma il merito non sarà tutto mio. Mio marito parla sempre come un vecchio saggio. Anche il mio, signora, non creda. No, non si scomodi. Nino? Mi dica, signora. Il tovagliolo. Allora, Nino. Lo vado a prendere subito. No. Lo raccolga. Gli è caduto. Dove andrete in vacanza quest'estate? Beh, veramente, ancora non abbiamo deciso. Avevamo pensato ad una crociera, ma ancora non sappiamo. Noi andremo in Brasile. Ecco. Straordinario. Me ne porti uno pulito, per favore. Sì. Nino. Sì, signora. Sì, signora. Con la servitù ci vuole una pazienza. A questo punto non ci resta che cominciare. Vi ho fatto preparare un piatto nordafricano. Spero vi piaccia. Vedrai che non è niente. Adesso ti passa tutto. Sta tranquillo. Che si è fatta? Non è niente. Dammi una mano. Portiamola in ospedale. Avverto la signora. Non è nulla di grave. Una semplice distorsione. Ti darà fastidio per qualche giorno, poi passerà. È stato più lo spavento che altro. Guarirai presto, vedrai. Ecco. Antonella. Ferma. Antonella. Hai pianto? Sì, mamma, però adesso è passato. Tutto bene, non ti preoccupare. Solo la prossima volta fai più attenzione a scendere le scale. Lei è il padre? No, non è il padre, è il nostro cameriere. Dica pure a me, io sono la madre. Allora prego, signora, deve mettere solo una firma. Sa come? Va bene, dottore. Ma la lasci stare! Torni alla villa, su. Vada a finire le pulizie. Forza. Vada. Gino, provveda lei, per favore. A me sarebbe piaciuto tanto fare la crociera.
Ci siamo resi conto che per risolvere il problema ci volevo un'autentica ricerca. Infatti abbiamo fatto la nostra esperienza. Lo capisco. In effetti anche mio marito avrebbe preferito una vacanza al mare, una crociera. Ma io credo che la montagna sia molto più indicata per riposarsi. Io ho capito quando sposarsi. Prego, signori. Non facciamo nulla, diciamo la verità. Grazie. Saluto. Abbiamo i camerieri. Saluto. Prego, signore. Grazie. Raccolga i vetri. Che cosa sta aspettando? Ha capito? Li raccolga. Mi scusi. La servitù. Non me ne parli, sono così Anna. Stanca. Sì? Non ti sembra di stare esagerando un po' troppo? Ma Aristide, gli ho soltanto chiesto di raccogliere i vetri da terra. Sì, ma scusa, ti sei resa conto di come gliel'hai chiesto? A proposito, signora. Sì? Pensavo che lei e suo marito potreste venire a trovarci in montagna qualche volta, ci farebbe molto piacere. Volentieri, come no? Perché non me l'hai detto prima? Ma non lo so. Forse perché non c'è mai stata l'occasione. Ma non è giusto farti trattare così da tua moglie, però. Non è più mia moglie. Va bene, allora non è giusto farti trattare così dalla signora Iannotti, va bene così? Va bene, ma che vuoi? Ma perché sei rimasto quando hai scoperto chi era la tua vera padrona? Sei rimasto per me, eh? Guarda, Nino, se l'hai fatto per me io ti ringrazio, sei veramente un grande amico. Ma io non voglio che tu perda la dignità per causa mia. Andiamocene. Siamo vissuti fino ad ora senza una lira, possiamo continuare a farlo. No, Gina, non l'ho fatto solamente per te. Ma per chi allora? Nino! Gino! Ciao! Antonella. Sì. Per mia figlia. Ecco i miei più grandi amici. Voi naturalmente sapete che a giorni farò la prima comunione. Certo che lo sappiamo. Bene, e naturalmente anche voi assisterete alla cerimonia. Sì, naturalmente. Anzi, noi avremmo pensato di farti un regalo. Tu che cosa vorresti? Una cosa che nessuno mi può fare. Mi piacerebbe tanto poter abbracciare almeno una volta il mio vero papà. Sarebbe il più bel regalo. Antonella? Antonella, abbiamo ancora tante cose da fare. La tua comunione è solo tra pochi giorni, non tra un anno. E se non sbaglio, tra mezz'ora devi essere in chiesa per il catechismo. Avanti. Hai ragione, mamma. Gino, mi accompagni? Certo. Ciao, Nino. Ciao, mamma. Ciao. Nino? Immagino che Antonella ti abbia chiesto di venire alla comunione. Sì, me l'ho chiesto. E tu, naturalmente, hai acconsentito. Mi è sembrato giusto. Ti è sembrato giusto. E così dovrò avere davanti il mio infelice passato anche il giorno della comunione di mia figlia. Vuoi dire di nostra figlia? No, mi dispiace. È troppo tardi per ricordartene. Non bastano neppure le tue plateali gesta da eroe per farti diventare un padre. Anna. Non ti avvicinare, sai. Ti sei mai chiesto come mai nostra figlia porta il cognome di mio marito anziché il tuo? No. Non ci avevo pensato. Perché quando te ne sei andato, l'odio per te era talmente forte da desiderare non solo che tu fossi morto, ma addirittura che non fossi mai esistito. E così ho intentato un disconoscimento di paternità. Anna, tu hai fatto questo? Sì. Sono stata capace di calpestare il mio onore, pur di distruggere il tuo ricordo. Vuoi dire che legalmente... Già, e quando ci siamo sposati, Aristide ha riconosciuto Antonella. Te lo dico perché non ti faccia illusioni, Nino. Antonella non verrà mai a saperlo. Perché sappi che negherò sempre che è figlia tua. Anna, tu lo sai benissimo che Antonella vuole conoscere il suo vero padre. Ma che diritto hai tu di negarglielo? Ma sta zitto. Tu sei l'ultima persona al mondo che può parlare di diritti. Ti scongiuro, Anna, credimi.
Se sapessi che Antonella fosse veramente felice, non conoscendo l'identità del suo vero padre, sarei il primo a sparire per sempre. Anche perché mi vergogno. Ma poiché Antonella è una bambina che capisce e che reclama il diritto a sapere, io voglio che questo diritto venga rispettato. Te lo dico per l'ultima volta, Nino. Antonella non dovrà mai sapere che tu sei suo padre, chiaro? Staremo a vedere. Telegramma per la signora Iannotti. Dia pure a me. Bene, firmi qui. Fatto. Buongiorno. Buongiorno. Mamma. Sì? Perché non mi parli di papà? Quale papà? Papà, papà mio. Ma proprio oggi vuoi che ti parli di tuo padre, con tante cose che abbiamo da fare. Ti ho già detto che non è questo il momento di parlare di tuo padre. E poi non c'è da dire un granché di quell'uomo. Ti prego, mamma. Antonella, smettila. Quando sarai più grande forse ti racconterò tutto. Ma adesso sta ferma e zitta. No, lo voglio sapere adesso. Altrimenti domani non vado in chiesa. E non pensi ad Aristide? Io voglio molto bene ad Aristide e gliene vorrò per sempre. Ma lui non è il mio vero papà. E va bene, allora ti prometto che dopo la prima comunione domani ti dirò tutto. Sei contenta? Sì. E adesso avviciniamoci alla finestra, alla luce. Voglio vedere se è tutto a posto. Oh, sei bellissima, Antonella. Devo ammettere che questo abito ti sta un incanto, lo sai? Ti piace? Sì. E sai anche che ti voglio tanto bene. Sì. Mamma, ma non abbiamo ancora finito. Un attimo di pazienza, tesoro. Sistemiamo ancora qui. Ecco fatto. Ecco qui. Così. Ecco, adesso sa tutto. Certo che ha avuto una gran forza d'animo a resistere. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Ritrovare Anna, sapere di avere una figlia che non pensavi di avere, scoprire d'improvviso di essere padre deve essere stato un duro colpo per te. Ho voluto che sapesse tutto perché ho rispetto per lei. E perché non voglio fare altro male ad Anna e Antonella. Io non so proprio come comportarmi. È stato un colpo duro anche per me. Quando domani uscirete per andare in chiesa, io me ne andrò. Non voglio rovinare la felicità della vostra famiglia. Appena potrò, scriverò una lettera ad Antonella. E le spiegherò tutte quante. E tu pensi di risolvere tutto con delle parole scritte su un pezzo di carta? No, sarebbe un grave errore, dammi retta. È proprio adesso che devi starle vicino. È tua figlia. E nonostante l'affetto che nutro per lei, io non sarò mai... No. No, ingegnere, no. Va bene così. Parto con la felicità di averle ritrovate. E di sapere che stanno bene con una persona come lei. Va bene così. Come vuoi. Il tuo drink. Oggi sono proprio stanca, ma soddisfatta. Finalmente è tutto pronto per domani, per la comunione. Sai, Anna, oggi ho parlato con Nino. Il tuo ex marito. Tutto ha dell'incredibile. E finalmente capisco il perché della reazione che hai avuto. E capisco anche che per entrambi non deve essere stato facile. Mi spiace che tu l'abbia saputo così. Credimi, sono stata mille volte sul punto di dirtelo, Aristide, ma ogni volta mi è mancata la forza. E adesso? Non lo so. Spero solo che tutto finisca presto. E che il destino rimetta ogni cosa al suo posto. Fino ad ora è il destino che ha deciso tutto. Ma tu ora cosa decidi di fare? Io voglio solo la felicità di mia figlia.
Dai, Nino, che ce ne dobbiamo andare, facciamo tardi in chiesa, Nino. Nino, scusa, ma che stai facendo? Nino. Sto preparando la valigia, no? Ho visto che stai facendo la valigia, ma che ti serve? Parto, vado via. Ma tu stai scherzando? Noi dobbiamo andare alla comunione, alla chiesa. Scusa, è Antonella. È proprio per Antonella che vado via. Ma dove vuoi andare? Prendo il treno dell'Una per Milano. Non ce la faccio più a guardarla negli occhi, ad averla davanti, senza poterla carezzare. La sua voce mi riempie di tristezza. Ogni volta che mi dice qualcosa mi fa stare male. Sono stanco di parlarci senza poterle dire... Io sono tuo padre, quello che hai sempre cercato, quello a cui volevi bene, anche senza conoscerlo. Sono stanco di vederla infelice per questo e dare la mia vita per farla felice. E allora me ne vengo anch'io con te, Nino. No, tu rimani qui. Le devi stare vicina e lo devi fare per me. Ma proprio adesso che l'hai trovata? Sì, l'ho trovata. Ma è giusto? Secondo te è giusto? Ciao, Gino. Accidenti a te, Nino. Antonella, vorrei parlarti. Scusami, Anna. Vorrei parlare un attimo con la bambina. Sì, certo. Vieni, Antonella. Sai, ci ho pensato tutta la notte e alla fine ho deciso che dovevo farlo. Che cosa? Ora te lo dico, ma prima voglio sapere una cosa. Antonella, dimmi, ma tu mi vuoi bene? Sì. Quanto? Tanto. Tanto quanto il tuo vero papà? Ma... Rispondimi. Sì, tanto quanto a lui. Anch'io te ne voglio, sai. Abbracciami. Dimmi, ma se puoi ritrovarsi tuo padre, tu mi vorresti ancora bene? Sì, sempre. Ma perché mi fai questa domanda? Perché prima di ogni cosa io voglio la tua felicità. Ma io sono felice. Anche se ti dicessi che ho parlato con il tuo papà. Quando? Ieri. In realtà lo conosco da molto tempo, ma solo ieri ho saputo che è il tuo papà. Dimmi chi è, ti prego. Ne sei sicura? Per piacere, voglio vederlo, portami da lui, ti prego. Certo che ti porterò da lui. Se ti ho detto questa cosa è perché voglio che tu lo conosca, ma... Prima, ascoltami, voglio che tu sappia che tuo padre è sempre stato vicino a te ultimamente e sapessi quanto ha sofferto e soffre perché tu non potevi chiamarlo papà. Ti prego, voglio vederlo, portami da lui, ti prego. Antonella, il tuo vero papà è Nino. Nino? Il cameriere? Sì, è lui, è Nino. Papà! Nino! 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 Ma che c'è? Che succede? Dov'è Nino? Ma Nino non lo so, ma che ti prende? Ti sto chiedendo, dov'è Nino? Parte tra un'ora per Milano, ma perché? Vieni, presto! Dove vai? Dove vai? Gino, Antonella! Dove andare? Andiamo alla stazione. Nino vuole partire e io voglio impedirglielo. Alla stazione? Parti all'Una per Milano. Manca poco, lasciami andare. Ma è tardi, non ce la farete mai. Sicuro ce la faccio. Andiamo con la mia macchina, vedremo di farcela. Lei capisce, signore, è giusto che la bambina parli con Nino. Ma con la tua auto non ce la farete mai. Adesso basta, papà, lasciami andare. Vedrai che Gino ce la farà. Non ce la faranno mai. Mamma, ti prego. Andrea, li accompagna alla stazione, per favore. Sì, ingegnere. Andate, andate. Su, forza. Credo che anche tu debba andare con loro. Io ti aspetterò in chiesa. Anna, ti stanno aspettando. Sì. Andate. Non piangere. Vedrai che arriveremo in tempo prima che parta. Non preoccuparti, piccola mia.
Andrea, va più veloce. No, amore mio. Più veloce. Non vorrei farti vedere così. La mamma ha ragione, non devi piangere. Avanti, asciugati le lacrime. Non ce la faremo mai. Ma che cosa dici? Dai, c'è ancora tempo. E nessuno è meglio di te.